Amici di Valeria e Davide in tour, benvenuti nel nostro nuovo tour delle chiese storiche di Napoli. Oggi vi portiamo a vedere la bellissima chiesa anglicana che si trova in via San Pasquale a Chiaia e vi raccontiamo la sua storia. Perché dove c'è storia? Ci siamo noi, andiamo. Partiamo da Piazza dei Martiri. Amici, questa è Piazza dei Martiri, noi dobbiamo andare in questa direzione su via Santa Caterina. Ecco, andiamo, quindi sempre dritto, dobbiamo percorrere via Santa Caterina. Ecco, continuiamo a camminare amici, se andate sempre dritto andate verso Piazza del Plebiscito o a via Toledo. Ecco, arrivati qua lasciamo via Santa Caterina e prendiamo via Gaetano Filangieri, giriamo a sinistra. Ecco amici, continuiamo a camminare. Ecco, vedete, di fronte c'è il palazzo Mannaiolo. Ecco amici, lasciamo via Gaetano Filangieri per prendere Valeria quale via? Via dei Mille. Ecco, andiamo. Gradini Francesco D'Andrea, guardate come sono belli. Ma adesso andiamo sempre dritto su via dei Mille. Qui c'è anche Gucci. Questa è un'altra via dello shopping di lusso. Esatto, Michael Kors. Tra l'altro amici, su questa strada ci sono molti palazzi storici, ma avremo modo sicuramente di farvi vedere, perché basta aprire un portone e si è immersi nel passato direttamente. Infatti guarda che bello questo palazzo, il Palazzo Leonetti. Bellissimo. Bellissimo. Anno 1908-1910. Bello proprio. Adesso guarda, si vede che colori. È stato ristrutturato con questi colori rosso e giallo, giallino chiaro. Ecco amici, lasciamo via dei Mille, questa è tutta via dei Mille, e prendiamo via San Pasquale. Andiamo sempre dritto. Inoltre, per arrivare a questa chiesa dovete prendere anche la metrolinea 6 e scendere a San Pasquale. Qui morì il 5 aprile 1934 Salvatore Di Giacomo. Salvatore Di Giacomo era un poeta drammaturgo che scrisse la canzone Mare Chiaro. Ecco amici, siamo appena arrivati, questa è la chiesa anglicana, bellissima, a pochi passi dalla villa. Questa è tutta via San Pasquale. Ecco.